per favore, non ne fate una tragedia! Ma io la tragedia! Ma quale tragedia? Ma a voi non lo per! E se sei da tutto te? Ma io non volevo da te e no da te! Sei sempre in famiglia, Cioè, sta che c'è tutto, svergognetti! E poi tu e altro, se la portivano qualche superlietta, so! Ma è chi fa da creatore di un lato, quale sono superlietti? Mamma, se non l'hai dimenticato, Gabriella ha 20 anni! Sì, ma mi chiede che la sarà grossa? Li buttano pure a sé che oggi esistono dei mezzi per non buscarci sti sorprese! Già c'è! Stai zitto, pensò! Ah, la miseria, mannaggia! Mi metto su e, secondo te? Gabriella, però papà ha ragione. Non potevi prendere delle precauzioni. Ma io le prendevo le precauzioni. Infatti non riesco a capire come possa essere successo. Prendevo le stelle. Ma sono le stesse che prendo anch'io. Come mai non hanno funzionato? Infatti non riesco proprio a capirlo. Sono proprio le stesse. Perché... le prendevo dal tuo comodino. Consigliato da Don Lorenzo, però ho scancetti i pino che arriva tu in un comodino per cui ti devo dare. Che hai fatto? Dove stava la tragedia? Ma come ti sei permessa, mamma? Ti rendi conto? Dovevo essere io a decidere, non tu. Togli una ragione, vediamo. Ma io. Andare per dopo questi imperi. Veramente, io non mi sento ancora niente. Comunque adesso basta, eh. Ormai quel che è fatto. Il dado è tratto. Il dado. E con me aveva messo più progenie, mi sapeva. All'umano c'è quanto sapete che lo peggio ne sto a niente. L'uomo sicuramente. Non faccio il maravento per niente. State tranquilli, è un bravo giovane. E appena avrà un posto sicuro ci sposeremo. Tra un anno o due, credo. Sì, nel frattempo che l'altro ci cresce in capo molto vedendo che sta a panza a naggia. Catena a panza, tena a panza, tena a panza, cia cia cia. E ha morto di cresta a festi giugno. Ma come fu di pazienza con questi casa? Felice che io ci sto tenendo da papà. Dice una casa in gente, che ci vuole un giorno? Mamma, vieni la prume e sarà manca l'ultima, ma la sindaca. Oh, che brioni facciamo, che brioni. Ma insomma, buttiamo la pesce su giovane che fa, non fate, non fai niente. Ma si arrangia come vuoi, qualche lavoretto in pizzeria. Ogni tanto fa il cameriere matrimonio e intanto studia. Ma a Gabriella non sarà mica Saverio Cironi tuo innamorato? Sì, proprio quello. Perché studia, ma se in 3 anni non ha dato nemmeno un esame. E vorrà dire che li farà tutti insieme e si toglierà il pensiero. E si farà pure l'esame del sangue e della coscienza. Perché se non ve lo duole serve. Io lo torcio a prima la prima, poi lo faccio una bella fracchietta di mazzette e allotene, lo spero a mezz'ieri.
grazie a tutti. Innanzitutto vorrei anche ringraziare la nostra direttrice di scena, Danila Principe, la nostra presentatrice Anna Rita Castiglietto. E poi consentitemi un grazie sentito, doveroso, al professor Giulio Di Leo. Non so dove, non riesco a vederlo. Eccolo lì, ci siamo visti tanti anni fa. Grazie di cuore. È stato lui che mi ha dato l'invito, ho letto il suo lavoro, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto l'idea era veramente diversa dalle solite e dopo tanti anni l'ho messo in scena, spero che ti sia piaciuto. Grazie ancora Giulio, però se ti alzi e ti fai vedere. Grazie, grazie. Grazie ai tecnici e naturalmente un grazie sentito di cuore, un grazie affettuoso al mio pubblico che mi segue da tanti anni. Grazie. Grazie ancora. Come vedete, in poco più di 2 mesi siamo riusciti a mettere su 2 commedie. Una in lingua abbiamo fatto 2 mesi fa, Non ti conosco più amore mio, e adesso siamo qui stasera con Amafato Parciatro e ci sono Cecchetto Lucchi. E quindi di questo devo ringraziare i miei attori perché lavorano veramente tanto. Grazie soprattutto ai miei attori, ne sono tanti, senza di loro io non potrei fare niente. Grazie ancora a tutti voi, arrivederci. Vi ricordo che la commedia sarà ripetuta domani sera e poi replicata giovedì e venerdì della settimana prossima. Grazie ancora e buonanotte.